il nostro buongiorno a Giulietto Chiesa, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Stamattina sono stato svegliato da una notizia, Chiesa. Mi hanno detto su Pandora TV ho visto Bin Laden. Io non volevo crederci, naturalmente, perché io sono una persona semplice e rispetto questi colpi, sono pericolosi anche per la mia salute, però mi hanno detto: ma guarda che non sono parole mie, vai a vedere, e effettivamente qualcosa ho visto. Allora, ci racconta qualcosa di meglio, perché a intervistare Bin Laden c'era proprio lei, Giulietto. Sì, per giunta in arabo. In arabo, è la cosa. Io conosco, so del suo talento sulle lingue, ma la lingua araba sinceramente mi mancava. Allora, ho pensato che, siccome immaginavo quali sarebbero state le celebrazioni del mainstream, cioè dei giornali e delle televisioni ufficiali, sì, italiane tutte, sull'11 settembre, ho detto, ma bisogna cercare di sentiamo un po' di certo, no, pure di ravvivare un po' la situazione, gente. Ecco, appunto, sì, dopo 15 anni ci sono ancora decine, centinaia di giornalisti che non sanno nulla di quello che è accaduto l'11 settembre, che continuano a ripetere le stesse cose che ci ha detto l'amministrazione dell'epoca, che sono tutte false, e ci sono centinaia di argomenti per sostenere che sono false, ma purtroppo questa gente non legge, non si informa, non sa, e quindi fa, per esempio, come il collega Enrico Mentana, che dice: dopo 15 anni i complottisti dovrebbero mettersi il cuore in pace. No, al contrario, è lui che dovrebbe mettersi il cuore in pace e cominciare a leggere qualche cosa, perché se un giornalista non conosce le cose, come diavolo fa a scrivere e a parlare? E infatti così avviene. Allora io ho deciso che bisognava tirare fuori Osama Bin Laden e farlo parlare direttamente, e così ci facciamo raccontare come è morto la 15ª volta, visto e considerato che, secondo le versioni che io in questi anni ho sostenuto, Osama Bin Laden è morto 5-6 volte per voce di alcuni autorevolissimi capi di governo, come il presidente pakistano, eccetera eccetera, e poi finalmente è morto nel compound di Abbottabad, massacrato avendo sul comodino le pillole di Viagra e essendosi tutelato con il corpo della moglie prima che lo uccidessero a colpi di Kalashnikov. Ecco, questo l'ha tirato fuori per fargli dire che cosa intende fare. Infatti Osama Bin Laden mi ha comunicato che intende ritornare sulla scena perché è indignato del fatto di essere stato sostituito dal califfo al-Baghdadi. Il califfo nero, certo. Califfo, sì, soprattutto perché la differenza tra il califfo al-Baghdadi e Osama Bin Laden è che Osama Bin Laden, nel corso di 12 anni, è apparso una decina di volte in televisione, una volta con la barba nera, una volta con la barba bianca, una volta con la barba grigia, eccetera eccetera, mentre al Baghdadi non si è visto mai, si è visto una volta sola. Certo, dal punto di vista della scenografia diciamo che funziona molto peggio, ecco, almeno Osama Bin Laden aveva resistito sulla scena televisiva mondiale a lungo, invece questo al-Baghdadi non lo vediamo mai, peccato. Allora, però, noi vogliamo chiedere a Giulietto Chiesa, che certo non adesso parla di questi argomenti, ma da subito, noi ne siamo buoni testimoni, ma anche molti ascoltatori, perché Chiesa è un giornalista popolare, apprezzato, con un'esperienza non da molti, e voglio dire, Giulietto Chiesa, le cose come sono andate allora? Riesce a raccontarcele lei? In breve? In breve è difficile raccontare, perché io ci ho scritto sopra 5 libri e insieme a me ci sono decine di migliaia di persone che hanno lavorato in questi anni, continuando testardamente a studiare. Tra l'altro, una di queste cose che voglio dire è questa: ci sono 2500 ingegneri e architetti che sono riuniti in una associazione che si chiama Architects and Engineers for 9/11 Truth, per la verità sull'11 settembre, che contestano integralmente, sono 2500 professionisti in giro per il mondo, che contestano la versione ufficiale, cioè dicono: ma non è possibile che le due torri siano
state frantumate da due aerei. Non è possibile, perché questo contrasta con le leggi della fisica, per esempio. È solo una delle decine di argomenti che sono stati portati. Per giunta i 2500 architetti ricordano al mondo, che non lo sa, il 99% della gente non lo sa, che le torri abbattute l'11 di settembre del 2001 non erano due ma erano tre, e le torri che furono colpite da un aereo sono solo due, la terza non è stata colpita da nessun aereo. Eppure nel pomeriggio di quel giorno alle 17:20 è crollata verticalmente in caduta libera senza essere stata colpita da nessun aereo. Allora, tenere insieme queste storie non funziona, anche perché nel famoso rapporto di 500 e rotte pagine intitolato 9-11 Commission Report, che è la versione ufficiale stampata in un libro che io ho qui di fronte a me, bene, non c'è neanche nominato il World Trade Center numero 7, l'edificio numero 7, cioè se lo sono dimenticato, ma il loro compito era quello di descrivere e spiegare che cos'è accaduto. Si sono dimenticati una torre, se volete. Poi ci hanno detto che un aereo ha colpito il Pentagono, ma nessun aereo ha colpito il Pentagono, non c'è la minima prova che un aereo ha colpito il Pentagono, non c'è una fotografia, non c'è una ripresa. C'erano 84 telecamere intorno al Pentagono, di queste 84 telecamere ne hanno tirato fuori solo due, le altre dove sono andate a finire? E in quelle due, le altre ce lo dico io dove sono andate a finire, sono state sequestrate dalle FBI e rimangono tuttora sequestrate. Quindi uno non mi può chiedere: dimmi che cosa è accaduto quel giorno di fronte al Pentagono, perché io non ho queste 82 telecamere e con i loro filmati. Ne hanno soltanto mostrate due, ma in quelle due l'aereo non si vede, è un aereo, non si vede perché non c'è, perché un aereo di quelle dimensioni non può essere sparire dalla circolazione. Allora aggiungo che io nella mia carriera di giornalista ho incontrato almeno 6 piloti di quegli aerei, gli ho chiesto: è possibile che un aereo di questo genere voli a 800 km orari all'altezza di 2 metri dal suolo? E tutti questi piloti si sono messi a ridere, perché un aereo, non l'ho detto io che volava a 800 km orari, lo dice la commissione ufficiale d'inchiesta, non io, sta scritto nella commissione ufficiale d'inchiesta. I dati che avevano a disposizione dicevano che quell'aereo volava a 800 km all'ora all'altezza di 2 metri dal suolo. Questo è impossibile per ragioni fisiche, tecniche, organizzative, psicologiche. Allora, un pilota con un aereo di quelle dimensioni, che è un colosso, non può guidare, perché c'è una resistenza dell'aria fortissima che avrebbe non solo messo a repentaglio le sue mani, la cloche del suo aereo, ma avrebbe spezzato l'aereo prima ancora che si avvicinasse all'altezza di 2 metri. Quindi è una cosa impossibile. Per giunta c'è un buco rotondo che non tiene conto delle ali, della coda, e questo buco si prolunga per 3 edifici sfondando un sacco di colonne e arrivando al terzo edificio facendo un buco rotondo. Anche questo è impossibile. Ci sono, adesso non la faccio lunga perché sennò tediamo gli spettatori, gli ascoltatori, ma la questione è che tenere insieme queste versioni è impossibile. Si tratta di pure sciocchezze che sono state però vendute al mondo, e dopo che sono state vendute al mondo queste sciocchezze si è chiuso il libro, non se n'è più parlato, e tutti i giornalisti del mainstream hanno detto: beh, le cose sono andate così. Allora Osama Bin Laden, 19 dirottatori hanno fatto tutta questa cosa qua, ma non è possibile che abbiano fatto queste cose, non è materialmente possibile. E infine l'ultima prova, una delle ultime che mi viene in mente: non c'è la minima prova che i 19 dirottatori che sono stati indicati al mondo come gli esecutori di questo piano siano saliti su quei 4 aerei. Non c'è nessuna prova, non c'è neanche una fotografia. Cioè sarebbero passati i 2 aeroporti attraverso tutte le telecamere che noi vediamo quando saliamo su un aereo, chi vola sull'aereo, è tutto pieno di telecamere, anche allora era tutto pieno di telecamere. Volete tirare fuori una telecamera dove vediamo uno di loro? Volete darci l'elenco dei passeggeri? Sono passati poi 15 anni. Felice Pulici per Giulietto Chiesa. Sì,
sì, buongiorno. Io, voce felice. Così, voce, sto ascoltando quello che sta dicendo il giornalista Giulietto Chiesa, che persona anche così molto capace anche nel suo ambito lavorativo, che effettivamente mette in evidenza tante cose che sono incomprensibili, no? Anche per esempio tutte le telefonate che sono state fatte dall'interno degli aerei, francamente non si capisce come e in che maniera sono state fatte. Ecco. E quindi come è possibile che effettivamente 19 persone, 19 dirottatori riescono senza nessun tipo di complicità a fare quello che hanno fatto? Dove sono finiti i resti degli aerei? Dove sono andate a finire le scatole nere, francamente, no? Quindi capire effettivamente se c'era qualcosa. Le scatole nere non sono state trovate, esattamente. Le quattro scatole nere non sono state trovate. Ecco, cioè, non abbiamo nessuna prova del volo. Ecco, ma questo punto, no? Si deve arrivare un po', non dico alla conclusione, però ricostruire un po' un puzzle che francamente questo non regge più, no? Quindi qualcuno all'interno della struttura ha aderito, ha voluto, ha partecipato a questo scempio. Posso aggiungere un'osservazione? Allora, do il numero per il filo diretto e poi aggiunge Giulietto Chiesa, 06 43 99 93 93, numero per il filo diretto su Radio Roma Capitale con Giulietto Chiesa, ospite con noi oggi, 06 43 99 93 93. Sì, aggiunga. Sì, voglio soltanto aggiungere che a proposito del caduto delle tre torri, quello che dicono 2500 architetti e ingegneri, si è trattato di una demolizione controllata, cioè se questi edifici sono stati minati in anticipo, devono essere stati minati in anticipo da un gruppo di ingegneri, di tecnici di alta qualità che sanno fare esperti, ovviamente. Allora è escluso, è impossibile che i 19 dirottatori potessero aver fatto questa roba qua. Ci vuole un esercito, ci voleva un gruppo di persone grosso, importante. Bisognava togliere la luce nel momento in cui veniva fatto, perché bisognava escludere tutte le telecamere. Ci vuole una grande organizzazione. Oppure no, perché hanno fatto passare il fatto che comunque, no, nell'impatto il calore eccetera ha determinato lo scioglimento di quelle travi eccetera eccetera, non sapendo il tipo di struttura anche che regge un tre palazzi di quel tipo. No, certo, del resto è stato già ripetuto decine di volte, nessun edificio costruito in metallo come lo erano le tre torri che sono cadute è mai crollato in seguito all'incendio. Ma come è crollato perché, allora, secondo lei, Chiesa? Com'è è crollato perché sono stati demoliti con una demolizione controllata, cioè con quei sistemi con cui si fanno cadere i grattacieli perché non distruggano gli edifici circostanti, li si fa cadere perché li si è prima minati piano per piano con una esplosione controllata, con una successione di esplosioni controllate. Tra l'altro questa non è un'ipotesi peregrina, ci sono più di 100 testimoni, cioè, questa è una cosa incredibile, più di 100 testimoni, e tra questi sono i vigili urbani, i poliziotti, semplici cittadini, gente che stava dentro le torri, che hanno ribadito, ripetuto, ci sono le registrazioni visive eccetera eccetera, che ci sono state serie di esplosioni nel primo, nel secondo, nel terzo edificio. Ci sentono le esplosioni, ci sono le registrazioni delle esplosioni. Quindi se ci sono 100 testimoni che hanno detto che c'erano delle esplosioni, vuol dire che non è stato l'aereo che ha colpito, ma ci sono state delle esplosioni che hanno lesionato sistematicamente, a raffica, questi edifici. Tutto questo è sparito dalla conoscenza pubblica. E così si sentono i giornalisti, grandi televisione, quelle rare volte che se ne è parlato, e dicono, ah, ma i complottisti sono dei pazzi, gente impossibile, ma com'è possibile che gli americani se lo sono fatti da solo? Risposta, ma non solo gli americani, cani che se lo sono fatti da solo, c'è stato un gruppo di criminali che hanno il passaporto americano, che hanno organizzato questo insieme ad altri servizi segreti, quello pakistano, quello dell'Arabia Saudita, settori di questi sistemi, di questi servizi sono stati implicati in questa operazione. Ci sono le prove, ci sono anche di questo le prove. Quella mattina il capo dei servizi segreti pakistani stava a Washington seduto insieme ad alcuni generali americani. Questo qualcuno è stato mai chiamato a spiegare perché? Chi è che ha finanziato
alcuni di questi terroristi. Sappiamo adesso, dopo le 28 pagine che sono state pubblicate, che il governo dell'Arabia Saudita ha aiutato alcuni di questi terroristi a insediarsi negli Stati Uniti. Dunque, tutto questo dove è andato a finire nell'inchiesta? Non c'è una sola parola di tutto questo. Qualche domanda. Quindi, allora, a che pro, ci dicono interessantissimo questo discorso sull'11 settembre, a che pro far morire tutte quelle persone? Qual è il motivo per quel tipo di soluzione criminale, naturalmente, Chiesa? Beh, naturalmente, adesso io qui chiarisco subito una cosa. Qui passiamo, con questa domanda passiamo dall'analisi dei fatti del quale bisogna partire all'interpretazione. Io ho la mia, qualcuno ce ne può avere un'altra, ma questa è una ipotesi. Quindi io chiediamo la sua interpretazione, sì. La mia interpretazione sta scritta nel progetto per il nuovo secolo americano, che si può trovare su internet sotto il nome PNAC. Si va su Google, Project for the New American Century. Questo documento è un documento che, guarda caso, è stato scritto da diversi uomini dell'amministrazione Bush. Ha partecipato alla stesura di questo documento dei neocon cosiddetti Paul Wolfowitz, che fu autorevole esponente del Consiglio di Sicurezza. Ci fu Dick Cheney, vicepresidente americano. C'era Donald Rumsfeld, ministro della difesa. Quindi questo documento è uscito nel 1998 e lì c'è scritto che bisogna costruire qualche cosa di tragico, gigantesco, che sia sufficiente per impaurire il popolo americano e per fargli capire che dovrà affrontare un grande scontro mondiale. Allora, stava scritto lì, nella dottrina della sicurezza nazionale degli Stati Uniti d'America, approvata nel 2000 dall'amministrazione del presidente Bush, c'è scritto esattamente queste cose. Quindi qualcuno prevedeva una grande, gigantesca, fase di scontro tra gli Stati Uniti e il resto del mondo, perché se si voleva fare il ventunesimo secolo americano bisognava stabilire il dominio degli Stati Uniti d'America per tutto il secolo. E in quel documento del 98 si era scritto: nel 2017 la Cina sarà divenuta il pericolo principale per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti d'America e quindi bisogna costruire questa difesa, e per costruire questa difesa bisogna impaurire gli americani e bisogna impaurire tutto l'Occidente e cementarlo attorno agli Stati Uniti. Ma siccome nel 1998-2000 la Russia era stata già demolita, distrutta, conquistata e colonizzata, bisognava costruire un altro nemico potente e mondiale. E quel giorno, l'11 di settembre del 2001, questi criminali, incuranti del fatto che avrebbero ucciso 2-3 mila persone, hanno deciso di creare artificialmente questo mostruoso fenomeno e di farlo vedere a 3 miliardi di persone in diretta televisiva. Questi signori lo hanno organizzato a freddo perché avevano un obiettivo: quello di sconfiggere il nemico cinese. Siamo nel 2016 e la Cina è esattamente adesso un paese che gli Stati Uniti non controllano più. Quindi si può dire che avevano previsto giusto questi signori, avevano capito, solo che hanno trovato la risposta criminale mostruosa di quello che sappiamo. Di fronte al fatto che sono morte 3.000 persone, e poi su questo concludo, voglio soltanto che la gente rifletta su questo punto. Qualcuno mi dice: ma come puoi immaginare che ci sia gente che fa una cosa del genere? E io rispondo con un esempio. La guerra del Vietnam fu costruita sulla base dell'accusa che gli americani fecero ai vietnamiti di aver attaccato le navi americane nel Golfo del Tonchino. Quell'accusa è stata dimostrata, ci sono i documenti ormai, i Pentagon Papers sono stati pubblicati. Quell'accusa era falsa, non era vero niente. Ma da quell'accusa falsa nacque la guerra del Vietnam, in cui sono morti 54.000 soldati americani e più di 2 milioni di vietnamiti sono stati massacrati dai bombardamenti americani. Tutto questo è avvenuto perché qualcuno aveva deciso in un ufficio di Washington o del Pentagono che bisognava fare quella guerra, e l'hanno fatta e hanno ammazzato non 3.000 americani ma 54.000 americani.
Quindi se qualcuno, qualche persona normale come noi, che non abbiamo ucciso nessuno, pensa che non sia possibile prendere decisioni di questo genere, si sbaglia, perché questa gente invece decisioni di questo genere ne prende, e come che ne prende. Quindi la spiegazione per me è molto chiara, ce l'abbiamo sotto gli occhi. Subito dopo l'11 settembre ci hanno detto: comincerà una guerra che durerà un'intera generazione. Lo disse il presidente George Bush. Una intera generazione. Un'intera generazione. Qui. Sentiamo un attimo Paolo, che ha chiamato in attesa da un po', interessante come sempre, Giulietto Chiesa. Anche Felice Pulci ha fatto delle considerazioni interessanti. Suppongo ti sia occupato di questo, Felice, anche come informazione personale. Aspetta che prendiamo Paolo. Paolo, buongiorno. Buongiorno Francesco e Felice, ben trovati nella nuova radio, io vi seguo da sempre, bentornati. Grazie. Buongiorno anche a Giulietto Chiesa. Io sono perfettamente d'accordo su quello che dice Chiesa. Vorrei sapere, secondo lui, se è tutto riconducibile al nuovo ordine mondiale che si sta muovendo e che ha creato, dopo questa guerra, ha creato crisi economiche, movimenti di grandi stati, controlli, cioè tutto riconducibile a quello, e se possiamo aspettarci qualcosa ancora di più drammatico a questo livello. Grazie e vi aspetto. Buongiorno, Giulietto Chiesa. Purtroppo devo dire che quello che è accaduto in questi 15 anni ci ha avvicinato gravemente esattamente a questa situazione. Io recentemente ho pubblicato una dichiarazione che ho trovato per caso sul web, ma non l'ha ripresa nessuno, quasi nessuno, di Steve Rockefeller. Questo è uno dei padroni universali, sa che cosa dice? E Rockefeller ha detto pari pari a una trasmissione di Goodbye America, ha detto di fronte al pubblico americano: noi dobbiamo aspettarci la terza guerra mondiale, perché dovremmo metterci d'accordo con i russi, ma temo che non ce la faremo a metterci d'accordo con i russi. Quindi le contraddizioni che ci sono in questo momento nel mondo, che sono quelle della fine di un'epoca, sono tali che noi dobbiamo prevedere la terza guerra mondiale. È una frase allucinante, allucinante nella bocca di un uomo che può decidere se farla o non farla. Lo dice lui, non lo dico io. Io lo dico da tempo che noi con l'11 settembre siamo stati spinti a tutta velocità contro uno scontro con il resto del mondo. Perché questo è il problema. L'Occidente, cioè l'America, pretende di dominare il XXI secolo, ma non potrà farlo. Non potrà farlo perché ci sono 6 miliardi di persone nel resto del mondo che non coincidono con l'Occidente. L'Occidente è una periferia del mondo ormai. Il centro del potere economico, finanziario è ormai la Cina, e l'America decide che il mondo sarà guidato secondo i suoi criteri. Ma questa è la guerra mondiale. Questa è l'idea folle di un gruppo di persone che ritiene di poter imporre il suo punto di vista, visto che i suoi armamenti sono di gran lunga superiori al resto del mondo. E questo è un secondo errore drammatico. Cioè, noi ci troviamo nel pieno dell'Occidente guidati da persone irresponsabili che pretendono di imporre al resto del mondo il loro destino, e non si rendono conto che il resto del mondo ormai è organizzato per resistere. Rispetto ad allora, in peggio, che allora pensavano che l'unico ostacolo sarebbe stato la Cina. Adesso invece è apparso all'improvviso, inaspettato, inatteso, Putin e la Russia. E la Russia si erge di fronte a loro, avendo già in mano il potenziale strategico per distruggerli e fermarli. Quindi siamo di fronte a una drammatica circostanza, che l'Occidente sta perdendo letteralmente la testa. E questo è il pericolo che riguarda tutti noi. Riusciamo a fermarlo o non riusciamo a fermarlo? Per quello che la discussione sull'11 settembre non è una discussione storica. Sono passati 15 anni, ma è lì che è cominciata la terza guerra mondiale. Ed è lì che noi dobbiamo ritornare per capire chi l'ha cominciata e se è ancora al potere negli Stati Uniti, cosa che io credo. Allora, è chiaro che poi una posizione come quella di Giulietto Chiesa, che parla di questo e di altro da lustri, è una posizione complicata, difficile, perché è difficile fare breccia a moltissimi estimatori. Sono arrivate anche noi segnalazioni di ascoltatori che la seguono da anni, Chiesa.
Ah, poi bisogna fare qualcosa di più, cioè fare breccia nella grande informazione. Intanto c'è Pandora TV e c'è Radio Roma Capitale. Grazie Chiesa, buona giornata. Grazie a voi. Buon lavoro. Grazie a voi ragazzi. Felice, ciao. Dobbiamo fermarci qui, ma recuperiamo tra poco. Adesso la linea alla regia, c'è Radio Roma Capitale. Radio Roma Capitale. Radio Roma Capitale.